Ultima edizione di Stadio News di studio, Marco Cullà. Il Palermo è già entrato in clima derby. I rosanero hanno già iniziato il loro countdown personale verso una partita in cui vogliono tornare a sorridere. È dal 9 novembre del 2003, infatti, che i rosanero non sbancano il Massimino. È ormai un tabù. Il Palermo però appare carico e deciso. Vuole uscire da questa maledizione del Cibali e rilanciarsi anche in campionato. Manca ancora tanto e l'atmosfera non sembra ancora elettrizzante. A poco più di una settimana dal derby di Sicilia, il cuore di Zamparini non è del tutto caldo. Il presidente del Palermo mantiene bassi i giri del motore. Ci sono molti nostri giocatori impegnati con le loro nazionali e quindi si aspetterà il loro ritorno per preparare la partita. Non credo che il loro arrivo a Palermo pochi giorni prima della sfida al Massimino possa creare qualche problema. Il derby è sempre il derby e porta i giocatori a scendere in campo con uno spirito diverso. Doppia seduta ieri per i giocatori del Palermo, che hanno svolto soprattutto un lavoro prevalentemente tattico. Gli uomini di Cosmi hanno anche svolto un riscaldamento a secco, lavoro atletico e anche una partita in una porzione ridotta del campo. Riatletizzazione per Cassani, che sarà disponibile per la gara contro i rossazzurri. Differenziato invece per Micolo e Migliaccio, che comunque non rischiano di saltare il derby di Sicilia. Mi piacerebbe provare a vincere qualcosa. La finale di Coppa Italia sarebbe un traguardo importantissimo per noi e la città. Anche il derby è fondamentale per noi e naturalmente per i nostri tifosi. Parla così Fabrizio Micoli, che si concentra sul derby di domenica prossima. Il numero 10 rosanero poi risponde così alla domanda relativa alla collocazione reale del Palermo nella classifica. Se il Palermo è mai stato in lotta per lo scudetto, abbiamo perso tanti punti nelle 5 partite che non abbiamo vinto e potevamo stare più in alto. Siamo una buona squadra, però possiamo lottare per l'Europa League quest'anno. Parla anche il difensore rosanero Cesare Bova, Sky Sport. Contro il Catania ci sarò, anche se comunque contro il Milan ho visto un grande Migliaccio. È una forza in più per la nostra difesa. Come viviamo questo derby? I tifosi ci stanno caricando. Questa settimana siamo in pochi a lavorare, visti i tanti convocati nelle varie nazionali, ma il Palermo ha già la testa domenica prossima. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.